Con tutti i trailer enigmatici, gli indizi e le teorie, abbiamo sempre pensato che la trama di Death Stranding fosse molto più complicata di quanto poi in realtà non sia rivelata. All'interno di questo video andiamo a spiegarvi qual è l'incipit della storia. Death Stranding inizia in media stress, che non è una strana parolaccia del tardo cetaceo, ma un termine con il quale storicamente si intendono quelle trame che prendono avvio nel mezzo delle cose. Le prime ore del gioco sono infatti utili a comprendere il post-apocalittico mondo nel quale ci troviamo, senza per questo perdersi in lunghe origini. Impersoniamo Sam Porter Bridges, ed il nostro obiettivo è tanto semplice nei presupposti quanto difficile nella realizzazione. Siamo infatti chiamati a riconnettere un intero continente, quel che resta dei precedenti Stati Uniti, per dare così vita alle Città Unite d'America, le UCA. Nonostante sia evidente fin da subito lo spirito pionieristico della nostra missione, non siamo i primi a tentare questo viaggio. Le strutture, i centri logistici e i responsabili dei vari nodi in giro per il continente sono già al loro posto. A noi spetta solo, si fa per dire, il compito di unirli tutti sotto la potenza della rete chirale. Con questo obiettivo in mente e ignari degli incastri politici orditi alle nostre spalle, inizia il nostro viaggio. Il mondo di Death Stranding è però tutt'altro che amichevole. A causa dell'evento dal quale prende il nome il gioco stesso, la società per come la conosciamo oggi ha smesso di esistere. E lì dove prima i corrieri venivano considerati semplici mezzi per un fine, ora sono diventati merce rara e ricercata. Anche Sam è un corriere, lo è da anni, seppure ormai lavora da solo e non intende immischiarsi con le varie società di trasporto ancora attive sul suolo americano. Suo malgrado, per aiutare a liberare la preziosa amica Amelie, tenuta prigioniera dai terroristi ad Edge Not City, decide di accettare la missione offertagli dalla morente presidente degli Stati Uniti, sua madre putativa. Affiancato da personaggi difficili da decifrare come Deadman e Die Hardman, Sam subirà un cambiamento psicologico sostanziale, raggiungendo la piena consapevolezza di sé e della sua natura di riemerso. Nell'immaginario di Death Stranding, infatti, il mondo dei vivi si è mescolato con quello dei morti, e Sam rappresenta uno degli elementi più adatti ad un viaggio di questo tipo. È affetto dalle cosiddette Dooms, e a differenza della maggior parte delle persone ancora vive, non può morire. Consapevole della sua situazione e caratterizzato da una forte empatia, intraprende il viaggio accompagnato dal suo fedele Bridge Baby, utile per scovare le CIA e anche unico vero amico. È l'inizio di un viaggio lungo e tortuoso che si sviluppa in un arco di tempo imprecisato e sotto un sole incessante. Questi sono i presupposti di una trama che tocca tante tematiche e diverse tipologie di simbolismi. Ovviamente vogliamo sapere che cosa ne avete pensato anche voi, magari dopo averlo giocato, fatecelo sapere nei commenti.